Benissimo, 55.000 spettatori qui allo stadio comunale, giornata nuvolosa e foschia per quanto riguarda il quadro meteorologico, arbitro Robello, e passiamo alla cronaca che fa registrare due episodi che e poi vi racconteremo due mani per cui sarà necessario attendere questa sera la moviola per saperne naturalmente di più. Noi andiamo avanti con la cronaca per quello che siamo riusciti a vedere da noi dalla nostra postazione radiofonica. La cronaca si apre con lo scambio Mauro Bonini, scambio rapidissimo al quinto, Bonetti a due passi ribatte il tiro di Bonini, è indirizzato verso la porta di Tancredi. Punizione al decimo per la Juventus a 2-3 metri dal limite e per fallo dai danni di Serena. Il tiro rispetto alla porta di Tancredi risulta centrale, sembra che Platini batta rete, invece scatta bene in avanti Mauro. Platini appoggia sul numero 7 bianconero e in profondità, e in pratica Mauro si trova nelle condizioni di dover battere un calcio di rigore. Infatti grosso modo si trova all'altezza del dischetto e batte un Tancredi incolpevole. Sedicesimo, punizione per la Roma, 5 metri dal limite, tiro Pruzzo, la palla si alza sulla barriera, Tacuni non ha difficoltà a recuperare spostandosi rapidissimo sulla sinistra e lungo la linea di fondo. La Juventus organizza altre azioni, ma in aree il controllo di palla risulta un po' difficoltoso per i giocatori bianconeri. Azione Platini, Serena al 25esimo, su cross c'è una deviazione di Righetti fuori area e proprio in questa occasione sono i giocatori bianconeri a reclamare un'eventuale mani del giocatore della formazione romanista.